Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un video un pochino particolare, però mi sentivo di condividere questa storia che mi ha raccontato una signora oggi, una storia casuale che però l'ho trovata una storia bellissima da condividere, una storia da altri tempi. E visto che penso che i nerd siano delle persone comunque buone, brave, comunque sia un bel popolo quello dei nerd. E infatti penso che se, insomma, non so, per esempio i tifosi di calcio avessero lo stesso spirito dei nerd che hanno nelle fiere, non ci sarebbero incidenti, non ci sarebbero problemi. Vabbè, ma questa magari è un po' di retorica. Oggi ho conosciuto una signora che abbiamo parlato 5 minuti e a un certo punto, non lo so perché, forse perché questa cosa doveva arrivare a me, ha condiviso con me una storia e mi ha detto: sa che il 13 gennaio del 1956 noi diventammo ricchi perché mio padre fece 13 al totocalcio e perché un amico dell'ATAC giocò la schedina che lui aveva detto ma non l'aveva voluta giocare e gliela giocò lui a nome suo senza dirgli niente, e ci svegliarono nel cuore della notte per comunicarci questa vincita. Ha detto: io ero piccola e mi sono anche un po' spaventata, e insomma diventammo all'improvviso milionari. Ma fino a qui una storia come tante altre. Dove è stata la cosa che mi ha colpito? La cosa che mi ha colpito è stata che la signora ha detto: mio padre è andato subito a sanare i buffi dal droghiere, dal fornaio. E dice: perché era un quartiere povero, eravamo gente povera. E dice: quindi, per chi non fosse di Roma, i buffi appunto sono i debiti. E quindi si segnava, si andava dal fornaio, si compravano le cose e si segnava. Dice: mia madre si arrabbiava sempre perché diceva: che vi siete mangiati? Perché magari noi giocavamo lì fuori, poi entravamo e gli dicevamo alla signora Vittoria: ma ci dà pizza e mortadella? E segna. Questo conto era lunghissimo. Ma mio padre che fece? Perché odiava talmente tanto quel libro, perché non riusciva mai a venirne a capo, perché poi alla fine non lo saldavi. Magari andavi a scalare, magari andavi a sottrarre qualcosa, ma non lo saldavi perché non ce la facevi, perché comunque era un momento di crisi e di povertà. E dice: quindi quando diventò milionario saldò il libro per tutto il quartiere. Ha detto: la signora Vittoria ci ha impiegato 2 giorni a mano a fare i conti di tutto il dovuto di tutto il quartiere. E mio padre bruciò il libro in piazza davanti al negozio perché odiava quel libro e pagò i buffi di tutto il quartiere dal fornaio. Dice: io mi ricordo noi bambini che giocavamo e correvamo intorno a questo libro che bruciava. E non lo so, io l'ho trovata una storia di altri tempi, di una Roma che non c'è più, di un'Italia che non c'è più, dove adesso magari non ci si saluta neanche sul pianerottolo tra vicini di casa. E non lo so, mi sembrava una bella storia, mi sembrava una storia da condividere con voi, gente nerd, e che spero che la possiate apprezzare. E quindi questa volta è una storia secca così, che spero vi tocchi il cuore, che spero vi faccia, non so, vi faccia piacere. E quindi non vi parlo del canale, non vi parlo dei giveaway, delle altre cose, ma niente, la finisco così. Ciao ragazzi.